Il detto popolare squaglia la cera e la processione non cammina. E che significa? E che significa? Quando squaglia la cera la pulsione è frutta la festa, è frutta tutto. Per non squagliare la cera devi camminare, devi fare, ti devi muovere. Ah, c'è le squaglie e la processione si ferma. In diretta non lo so dire. Si scioglie la cera e la processione non avanza. La processione è ferma, non concludiamo nulla, anche se la cera si consuma. Significa che si fanno tante cose, e però non si va mai avanti, cioè si rimane fermi allo stesso punto. Tanto la mossa, sbrigati. Ti stai seduto e non fai niente, sei immobile. Talvolta è così, talvolta il nostro paese è così tra i giovani che non hanno sempre il coraggio di prendere in mano la loro vita. Ma ci squaglia la cera, non si ferma, è mai la situazione. E talvolta anche tra le persone più avanzate nell'età che hanno paura del loro futuro. Ecco lo sposo, Giuseppe, che aspetta Elena. Di oggi la cera squaglia e la processione cammina. Oggi ci sarà una processione di due ragazzi perché hanno deciso di entrare in chiesa insieme e non come si faceva tradizionalmente, lo sposo aspetta qui e il papà porterà la sposa fino ai piedi dell'altare. Nessuno afferma mai i giovani, devono andare sempre avanti. È arrivata Elena, è arrivata mia moglie. Entrano insieme, quindi la processione la faranno loro, le luci sono accese, consumano, però speriamo che la loro vita sia più forte del consumo della cera. Come te che mi hai dato il mio giorno più bello nel mondo, ho vissuto con te, solo tu mi hai donato un sorriso che nasce anche quando un motivo non c'è, e da quando c'è stato sembra schiudere tutte le porte, sembra schiuderle tutte. I detti sono fatti, secondo me, non per funzionare sempre, ma per essere smentiti anche. Cerchiamo di occupare il tempo in cose serie che possono servire per l'avvenire. E non vi fermate, se vi fermate male. Quando c'è l'amore non c'è più la paura e la processione cammina. Il giorno più bello del mondo l'ho vissuto con te.